disputa a Cosenza, se avete tenuto il campo bene, però nel finale, un po' per un calo fisico, un po' per qualche episodio, vi siete disunificati? Un po' perché siamo dei coglioni, scusatemi il termine, ma non è possibile dilapidare così quanto fatto in mezzo al campo, quanto creato, la personalità che abbiamo avuto, l'intraprendenza, il voler sempre giocare al calcio. A volte c'è amarezza, c'è grande amarezza, perché perdere una partita così veramente vuol dire gettare all'aria i sacrifici di questi, dei miei giocatori, di quello che stanno facendo, di tanto di buono che sta andando. Perderla veramente è del clamoroso, perché non è possibile che abbiamo il piacere di passare in vantaggio e una squadra esperta, una squadra furba, una squadra scaltra non può prendere due gol su due palloni buttati così in mezzo all'area da 30 metri e subire il gol. Quindi dobbiamo capire che non è più un caso, perché se in 11 giornate praticamente ci fanno un tiro in porta e ci fanno due gol, vuol dire che siamo dei polli, anzi, ho detto forse una parola forte prima, ma è così, perché non ha più senso ormai giustificazioni o altro. Dobbiamo fare un grande mia culpa e capire che va tutto bene, ma certe amnesie, certe pause, certi regali non possiamo farne più. Ma io faccio i complimenti alla squadra di Pino, perché ci ha creduto, ha avuto cuore, ha avuto carattere, insomma tutto bello quello che posso dire, però una squadra che ha il piacere di passare in vantaggio a Catania deve fare altro, non deve assolutamente permettere di permettersi certe dormite, perché abbiamo preso due gol, uno su una palla laterale che abbiamo dormito, su questa palla in mezzo abbiamo dormito e la seconda difesa schierata, questo pallone buttato in mezzo, tre di noi, non è possibile che si prenda gol. Ripeto, però merito al Catania, perché ci ha creduto, perché l'ha vinta, poi giudizi, insomma, siete talmente bravi, li date voi. Grosso demerito da parte nostra, perché per quanto di buono fatto in mezzo al campo, per quanto creato, per la personalità avuta, non è possibile, ripeto, non la puoi vincere ma non la puoi mai perdere una partita del genere. Ma secondo me il fallo poteva anche non esserci, ma al di là di quello, ripeto, eravamo prego? Sì, abbiamo dormito, ma i nostri gol che abbiamo subito sono veramente su dormite colossali o su atteggiamenti via di Cosenza che sono di un folle allucinante. Ripeto, il primo vale il secondo, perché la difesa schierata è il secondo su questa palla, ripeto, buttata così, la palla del speriamo che succede qualcosa, e addirittura sul primo eravamo due sulla palla, non ci siamo accorti che il terzo si è sfilato. C'è amarezza, per non dire altro. Ma di tattico, sinceramente, a volte il Catania ha preso il predominio, si è calati un po' fisicamente nel secondo tempo, però sostanzialmente di tiri in porta reali non ne abbiamo subito. Abbiamo avuto una palla clamorosa al primo tempo, dove è stato bravo Pisseri, qualche altra volta ci è mancato l'ultimo passaggio. Mi dispiace che Di Cecco abbia preso l'ammonizione all'85esimo, dopo che su Cicerelli si sono stati fatti almeno al primo tempo quattro falli dove era lanciato a rete. Però ripeto, non voglio dare responsabilità a nessuno, se non gravi responsabilità a me prima di tutto, perché la guido, si vede che non sono bravo e deciso a far voltare l'andamento di questi regali che facciamo, e poi dei miei ragazzi, perché non è possibile continuare a dormire così dopo 11 giornate. È la terza sconfitta consecutiva, sì. Si torna dove, dopo, con la consapevolezza di essere venuti a Catania e Cosenza a giocarsi la partita, e siamo usciti, nonostante il vantaggio iniziale, con
con un pugno di mosche in mano, perché in 10 minuti l'abbiamo persa, e la sconfitta in casa con la Juve Stabia, dove lì non siamo stati proprio perfetti. Bene. Va bene? Ma il Catania, io l'ho definita non a caso la signora della Lega Pro, perché è così, per qualità, per bacino, per società, per calore. È una squadra che è destinata a crescere, è una squadra che ha, tiri fuori Paolucci, metti Galil, tiri fuori un altro giocatore, metti Piscitella. Sono due vittorie importanti che hanno fatto in casa, però ripeto, è stato praticamente un regalo nostro oggi. Ok, grazie a tutti, arrivederci.